Un giorno molto importante per questa città perché mettiamo il primo tassello di un grande progetto di viabilità di scorrimento nord-sud che è frutto di un grande lavoro fatto in questi anni. Non è solo la semplice apertura del casello autostradale con il ribaltamento del casello precedente, ma è lo snodo determinante delle due bretelle, quella che va da nord fino al casello, quella dal casello fino al Cernin, che cambieranno la modalità di gestione della mobilità dentro la città di Senigallia. L'inaugurazione che mette a tacere anche le polemiche dei vari comitati. Beh, c'è stata una grande azione sinergica, un lavoro fatto di squadra tra la pubblica amministrazione che funziona, società autostrade e ANAS, che hanno determinato un risultato che anche nei tempi ha chiuso tante polemiche, e penso che i cittadini siano assolutamente riconoscenti di un'operazione che è per società autostrade, ma che ha una grande ricaduta questa volta in positivo per la città di Senigallia. Direi che questa è una bella giornata, oltre che dal punto di vista meteorologico, anche perché possiamo inaugurare questo nuovo casello di Senigallia in tempi addirittura anticipati rispetto al progetto, a quanto previsto dal progetto. Questa è una dimostrazione quindi di efficienza e che di questi tempi veramente fa notizia, perché stiamo sempre parlando sennò di ritardi, problemi, eccetera. Credo che anche per quanto riguarda tutto il progetto relativo alla terza corsia dell'autostrada che attraversa la Regione Marche, stiamo andando avanti bene e con la società Autostrade stessa abbiamo fatto un incontro alcune settimane fa, pochi giorni fa, nel quale ci è stato confermato che se non ci sono intoppi straordinari nel 2014 la terza corsia sarà una realtà nelle Marche, così appunto come previsto nel progetto generale. Un tassello, terza corsia per la viabilità delle Marche che ormai era fondamentale? Beh, direi proprio di sì, nel senso che questo è uno snodo fondamentale. Oggi non possiamo sicuramente pensare ancora alle due corsie con il livello di traffico che c'è attualmente, quindi era la prima opera, l'opera più importante che la Regione Marche aveva posto in cantiere, e direi che i risultati per ora sono positivi. Beh sì, siamo molto soddisfatti, abbiamo mantenuto le nostre promesse, almeno la prima delle promesse, 5 mesi di anticipo, e adesso ci accingiamo ad aprire tra Senigallia e Fano, la corsia nord, entro l'estate, per poi arrivare alla fine dell'anno all'apertura completa anche in sud. L'avevamo promesso, lo abbiamo detto in cantieri aperti che c'è stato agli inizi di aprile, e noi contiamo di rispettare tutti gli impegni. Analogamente le altre parti e le altre tratte stanno avendo un anticipo medio di 5-6 mesi, speriamo che anche nel prossimo anno potremo fare ulteriori aperture in anticipo. Un nuovo casello moderno ed efficiente che naturalmente permette anche il raggiungimento di altri obiettivi all'uscita proprio della stazione di Senigallia. Insomma, so che avete lavorato per garantire la sicurezza degli abitanti della zona, come? Beh sì, abbiamo lavorato sempre noi siamo sempre molto attenti a tutte quelle che sono le esigenze locali, cerchiamo di integrarci e non di venire a imporre delle opere. Questa è un'opera condivisa da tempo con tutto il territorio ci è stato molto vicino, perché c'è stata grande sinergia tra noi, il comune, le province e la regione, e questo è uno dei successi di questa opera. Se si fa in anticipo è anche perché abbiamo questa sinergia con tutto il territorio, che vede in queste nuove opere che migliorano la fluidità, migliorano l'efficienza, migliorano l'inquinamento, migliorano la localizzazione, dei punti di forza e dei punti di vantaggio anche per il territorio, non l'opera come si era intesa 10 anni fa, che era la cosa che andava a devastare e a dare fastidio. Di solito quando ci sono queste grandi opere ci sono spesso contenziosi, no? Voi invece ci tenete a sottolineare che c'è un ottimo rapporto con gli enti locali. Come mai si è instaurata questa fiducia e soprattutto si è arrivati a questo? Beh, ripeto, perché a mio giudizio c'è stato colloquio dal primo giorno, e soprattutto questa è una regione che io considero molto, come devo dire, evoluta, molto illuminata rispetto al fatto che le infrastrutture portano successo e non portano
cose cattive per l'ambiente. Quando noi ampliamo l'autostrada, oramai è provato che significa diminuire l'incidentalità per tutti i nostri utenti del 40%, diminuire l'inquinamento del 25-30%, e questi sono dati che evidentemente interessano e in questa regione sono stati colti immediatamente.